Ma che brutta situazione, cari amici, ma che brutta situazione! Questa brutta situazione è descritta dal grande quotidiano romano La Repubblica. Due coniugi, marito e moglie, entrambi Novax, entrambi Novax, sono ricoverati in terapia intensiva accanto al loro respiratore, cari amici, che brutte notizie! Che brutte notizie, cari amici! Io questa notizia, diramata dal quotidiano romano La Repubblica, ve la metto come link nel riassunto del mio video, cari amici! Dio, che brutta notizia! Siamo alle solite, cari amici, siamo alle solite! Due coniugi Novax sulla cinquantina, marito e moglie Novax. Ora sono ricoverati in terapia intensiva. Vanno avanti col respiratore artificiale, cari amici, terribile, terribile. Ecco il motivo per il quale i potentissimi leader popolari, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, si sono fatti vaccinare e hanno il Green Pass perché non vogliono finire in terapia intensiva. Magari si sopravvive in terapia intensiva, ma si soffre tantissimo. Dio, che articolo, cari! Dio, che articolo! Che la triste parabola Novax! La triste parabola Novax, cari, che tristezza, che tristezza, che dolore! Pensate che adesso è il Green Pass, non ce l'abbiamo soltanto in Italia! È il Green Pass, l'hanno messo pure in Austria, l'hanno messo, adesso lo vogliono mettere pure in United Kingdom, il Regno Unito, la Gran Bretagna. Quella che il duce chiamava perfida Albione, cari amici, terribile. Per cui non soltanto i potentissimi leader popolari Giorgia Meloni e Matteo Salvini si sono fatti vaccinare, ma anche il potentissimo critico d'arte Vittorio Sgarbi si è fatto vaccinare, c'è il Green Pass. Anche Serafino Massoni si è fatto vaccinare, c'è il Green Pass. Ed ora Serafino Massoni opera sulle grandi piattaforme mondiali Dailymotion, YouTube. E Serafino Massoni su YouTube ha circa 11 milioni di visualizzazioni. Dio, che brutte notizie, cari amici, che brutte notizie. A tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.